stai veramente mettendo su una bellissima realtà, una realtà che non esisteva prima di un anno fa, un anno e mezzo fa, circa due anni fa abbiamo iniziato questo cammino grazie alla pista di mountain bike. Noi abbiamo avuto il coraggio, perché tu ti ricorderai bene quante vicissitudini abbiamo dovuto affrontare per la costruzione della pista di mountain bike. Qualcuno in questa città non voleva quella pista di mountain bike, perché ricordiamoci che abbiamo trasformato un recettacolo di immondizia, di sporcizia, che era il cortile del palazzetto dello sport, abbiamo trasformato in un impianto sportivo la pista di mountain bike tra i più grandi del centro-sud. Possiamo investire nello sport, togliere i ragazzi dalla strada e portarli in una palestra, portarli in un impianto sportivo, portarli nella pista di mountain bike, perché solitamente quando un ragazzo pose il borsone dell'allenamento, che può essere il volley, il basket, la pista, il ciclismo, difficilmente dopo aver posato il borsone poi va a delinquere, va a spacciare o va a fare una rapina, perché in quelle due ore, in quelle tre ore di palestra, di ciclismo, impara i valori della vita. Le prime gare che svolgeremo saranno le gare promozionali, faremo due partenze per dividere le categorie dai più piccini ai più grandi, anche in poi categorie, il G0 che non sono di categoria, ci chiamiamo più giovanotti, faranno la gara domenica. Dopo le due partenze partiremo poi con le categorie G1, G2, G3, G4, G5 e G6, come stava dicendo prima il Presidente, con un circuito che è comunque più corto del solito, quindi siamo a 550 metri di percorso e dei tempi abbastanza ridotti, che su questi tempi qui i ragazzi si divertono, ma nello stesso tempo stanno facendo una fatica dura, proprio perché il clima non è giusto e il periodo non è giusto per le preparazioni. Però lo short track è questo, che fa divertire i ragazzi, fa tenere accesa l'atmosfera di fare comunque sempre ciclismo. E non prendere questi bambini e metterli già dalla palestra che ai primi mesi, diciamo, invernali. Cominciamo comunque un progetto portando avanti sempre in bicicletta e restare per appena appena i 2-3 mesi necessari. La gara di domenica si incastra in un circuito che è nato circa 4 anni fa. Quando si diceva, ma a settembre finiscono le gare dei bambini, cosa li dobbiamo far fare? Io ebbi questa idea con un altro amico di iniziare a vedere se si potevano creare queste gare di short track veloci, quindi non durano molto tempo, e c'è stato un buon riscontro negli anni, tanto che siamo arrivati alla quarta edizione, io spero di vedere la quarta, la quinta, la sesta, che fin quando scadrà il mandato. Cerchiamo, diciamo, di vivere questo momento, questa esperienza sportiva nel migliore dei modi, divertendoci. Vinciamo, se riusciamo a vincere, voglio dire, però non vi disperate, lo ripeto sempre.